Edizione riuscitissima, quella delle auto storiche con partenza dal centro Mites di Atessa. Presente a questa manifestazione l'assessore alle attività produttive del comune di Atessa, Enzo Orfeo, ovviamente soddisfatto per questo evento che si svolge nel nostro territorio, ma anche, se vogliamo, perché i suoi contradaioli hanno fondato questa associazione che sta prendendo sempre più piede. Sì, sono diversi anni che organizzano questo evento molto interessante. Oggi ci sono più di 120 iscritti a questo evento. È una cosa importante che comunque si riesce a far girare tutto il territorio. Ci stanno anche diverse persone che sono di fuori regione, anche dalle Marche, dall'Umbria, e diciamo che su tutte le province della nostra regione partecipano a questo evento. Come amministrazione siamo sempre vicini e attenti a queste iniziative. In questo momento ringraziamo anche il centro Mites, che è sempre disponibile a dedicare spazio a queste iniziative. Ringraziamo anche la TEDx Studium del centro storico di Atessa, perché dopo che si faranno il giro di tutto il territorio del centro storico si fermeranno pure a visitare il museo appunto di Atetix Studium, un museo storico di arte antichi, e là si riesce un attimino a far vedere anche le nostre cose che abbiamo nel nostro territorio. Ricordiamo che Atessa è una delle città che fa parte dell'associazione delle città dei motori, anche del vino. Questa, se vogliamo, è una manifestazione che può rientrare in questo ambito, ma se non sbaglio a breve ci saranno altri eventi che riguarderanno appunto questo argomento. Sì, adesso non ricordo la data, ma la metà di settembre ci sarà la prima manifestazione di Motor Week che si fa a livello nazionale. Noi ospiteremo questa manifestazione a livello nazionale anche nel nostro comune, e quindi sicuramente ci sarà la partecipazione anche là, quando riguarda macchine storiche, 500 e tutto quello che riguarda, diciamo, l'esperienza dei motori e di tutte le aziende che vogliono partecipare. Antonio Minna del Centro Mites, insieme alla sua famiglia, è padrone di casa ancora una volta per questa nuova edizione che vede coinvolte tante auto d'epoca, e come sempre la partenza dell'evento è proprio all'interno del vostro centro. Sì, Antonio, hai detto bene. Siamo giunti quest'anno alla sesta edizione del raduno degli amici di Colle Pietre, delle auto d'epoca, delle 500 e derivati. È uno degli eventi più belli che si svolgono al centro Mites, qui nella nostra azienda, e siamo orgogliosi di portare avanti questa iniziativa, poiché vediamo tanti appassionati di auto d'epoca e non solo. È un'iniziativa che coinvolge tre o quattro generazioni almeno, e vediamo nonni, figli e nipoti coinvolti in questa esperienza che è veramente fantastica. Quindi siamo davvero contenti, poiché quest'anno è stato veramente un gran successo. Erano più di due o tre anni che non facevamo questo evento per via del Covid, quindi oggi ci ritroviamo qui di nuovo con il sesto appuntamento, e non potevamo anche quest'anno far mancare il nostro supporto a loro e a tutti gli organizzatori. Quindi ci auguriamo che questo sia un nuovo inizio di questo appuntamento che ormai annuale, quindi vi aspettiamo l'anno prossimo, e inoltre vi aspettiamo al prossimo appuntamento del Centro Mites, che è il nostro più grande evento, che è il 2 e 3 settembre, con la settima edizione della Fiera del Fuoco. Tonino Pezzella è il presidente dell'US Acli e Colle Pietre Group, questa associazione che ripropone questa sfilata di auto storiche. Molto soddisfacente questa edizione, perché è andata oltre le vostre più rosee aspettative. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno avuto pazienza di avere a che fare con noi, con il centro Mites, con tutte le autorità. Speriamo di migliorare nel futuro, e in bocca al lupo per tutti. È una cosa che piace finora. Grazie a tutti. E molte auto provenienti da tante province, tante regioni, un'ottima accoglienza. Ci sono molte auto che vengono da fuori, hanno fatto un sacrificio per venire, perché sono dovuti partire un po' in anticipo, c'è stata già qualche rottura, speriamo che
non si rompono ancora per completare la giornata. Adesso andiamo a fare una visita al Museo d'Arte Contadina di Atessa, poi proseguiremo per il ristorante Ponte Nuovo. Grazie a tutti e buona giornata. Mattia Di Domenica è il vicepresidente dell'associazione, Samuele Iovacchini è il segretario, quindi un'associazione giovane, anche con una certa esperienza rappresentata dal presidente. Buongiorno, siamo qui presso il Centro Mitas, orgogliosi di questa manifestazione. Dopo tanto impegno e sforzi ce l'abbiamo fatta e volevamo ringraziare sia tutti i partecipanti che le persone che ci hanno aiutato sia con gli sponsor e nell'organizzazione. Niente, è un'emozione indescrivibile. È nato quasi per gioco, abbiamo iniziato 3 settimane fa ad organizzare tutto il raduno e non ci aspettavamo sinceramente di avere tutta queste macchine. Oltre alle 500 abbiamo visto anche altri modelli di auto, anche delle moto. Sì, abbiamo scelto di fare un raduno aperto a tutti, purché sia una macchina d'epoca o moto d'epoca, e almeno non limitarci insomma solo alle 500. E grazie a Dio è uscita una bella giornata e speriamo in un buon proseguimento. Ci sono eventi in programma a breve o il prossimo sarà il settimo raduno? Il prossimo credo sarà il settimo raduno, sperando che va tutto bene e ci vediamo l'anno prossimo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi, raccomandiamo al Signore la vostra comunità, il vostro gruppo. State per partire per questo giro, questo bellissimo raduno di auto d'epoca, perché possiate iniziare e concludere felicemente il vostro cammino e il vostro viaggio. Sulle strade del mondo imparate a lodare Dio nelle sue creature, sperimentando la sua bontà nell'ospitalità fraterna, portando ad ogni uomo la lieta notizia della salvezza. Affidabili, affabili e cordiali con tutti, sappiate prestarvi a vicenda aiuto e consolazione. E vogliamo chiedere l'aiuto del Signore pregando quelle parole che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, che guidasti il nostro padre Abramo, esule dalla sua terra e dalla sua stirpe, accompagnaci nel cammino e donaci la tua benedizione alla partenza, conforto e sostegno lungo la via, difesa nei pericoli, perché raggiungiamo felicemente la meta del nostro viaggio e torniamo felicemente alle nostre case. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buona domenica, buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. Grazie.